prevede quello di potenziare, di incrementare gli arrivi, le presenze turistiche nell'intero Val d'Arno. Noi abbiamo molto in Val d'Arno da far conoscere, è un territorio splendido, che è baricentrico alla Toscana, è un risultato che a Cavriglia conosciamo perché appunto abbiamo raggiunto le 130.000 presenze turistiche nel corso degli anni, però vogliamo lavorare ancora intensamente in sinergia con gli altri comuni perché vogliamo far conoscere e scoprire i nostri prodotti d'eccellenza, di qualità, il nostro territorio, i nostri castelli, le nostre pievi, la nostra agricoltura, il nostro paesaggio, e credo che questo sia un veicolo di promozione straordinario che ci porterà a dei risultati importanti appunto per quanto riguarda sia le ricadute sugli operatori turistico ricettivi sia per quanto riguarda le attività commerciali. Nato ormai diversi mesi fa l'ambito turistico del Val d'Arno, a seguito appunto della nuova legge regionale di riordino delle attività turistiche nella nostra regione, e nell'ambito del Val d'Arno appunto questo nuovo progetto, la Val d'Arno Bike, che nasce appunto dalla Marzocchina, che è la corsa appunto cicloturistica storica che attraversa la città di San Giovanni e zone appunto limitrofe, che poi ha avuto una configurazione più ampia e vita appunto a questa iniziativa veramente importante per il nostro territorio, uno strumento di promozione non soltanto, di indirizzo verso l'utilizzo di un metodo alternativo che è quello appunto della bicicletta in un contesto appunto bello come quello del nostro paesaggio. È un progetto che va appunto a supportare uno dei prodotti turistici che abbiamo noi individuato per quest'anno, che è il turismo slow, il turismo all'aperto, l'outdoor, e quindi ben venga questa sentieristica per le bike road, e di sicuro sarà un modo di collaborare proprio l'ambito con questi progetti, dovrà diventare un modus operandi. Da queste iniziative ci saranno benefici ovviamente per tutto il Val d'Arno e una ricaduta non solo direttamente alle aziende, strutture ricettive che di solito si intende proprio legate direttamente al turismo, ma anche tutta un'altra serie di commercio, di attività di artigianato, insomma, che comunque collateralmente beneficeranno del turismo nel Val d'Arno. Sì, credo che anche questa sia davvero un'opportunità importante per tutto il territorio, perché comunque già con la nascita dell'ambito abbiamo iniziato a vedere dei progetti concretizzarsi, e questo credo sia importante perché alla fine è quello che i turisti ci chiedono, no? Servizi, attività, cose da fare, e questo del turismo lento, comunque diciamo anche in bici, è secondo me un'occasione che nei prossimi anni si rivelerà interessante. Le persone quando vengono al nostro territorio vogliono scoprirlo, e meglio in bicicletta, insomma, credo non ci sia altro modo.